Ciao a tutti e oggi ci rivediamo con un bel video haul. Allora, iniziamo subito con Tiger e la sua bellissima borsa di Halloween. Da Tiger io prendo sempre delle grand chemise. Aspettate che tiro fuori anche uno scontrino. Allora, ho preso questo qui che è un tagliatorte, praticamente lo si afferra, lo si gira e dovrebbe tagliare a strati le torte in maniera omogenea. Ci sono due, diciamo lame, sono due fili di metallo tesi e dovrebbe tagliare uniformemente le torte a livelli. E costa 3 euro. Poi, questo qua, che praticamente è un set da cui tu ritagli tutte le letterine, le monti sopra un supporto e puoi stampare le cose sulla frolla, sui biscotti, sugli impasti. È molto molto carino, ci sono tutte le lettere, bisogna tagliarle e poi stampare. Questo costa anche lui 3 euro. E infine questi qui, che adesso li apriamo, sono dei meravigliosi sono delle meravigliose formine per o cupcake o muffin. Io le userò la prossima settimana per fare un dolcino di Halloween. C'è un fantasmino che dice è carinissimo. Veramente assolutamente adorabili. Wow. Ce n'è 20 se non erro. 20 e costa 2 euro. 2 euro, quindi da Tiger trovate sempre robe carine a poco. E Tiger lo abbiamo fatto, le lasciamo qui. Poi passiamo al negozio di spezie etniche che c'è a Savona e vi lascio magari l'indirizzo. Ha tantissime cosine di tutto il mondo, io lo adoro come negozio, poi sono molto puliti, mi piace veramente veramente tanto. Qui ce l'abbiamo una bella borsata. Ho preso del curry classico, quello non forte, pagato 99 centesimi, c'è l'etichetta sopra. Del garam masala, che è un mix di spezie, precisamente coriandolo, cumino, pimento, noce moscata, pepe, cardamomo, chio di garofalo, finocchio e alloro. Questo qui è costato 1,50 euro. Semi di sesamo nero, che sono bellissimi e abbinati ai semi di sesamo bianco, se li mettete sul pane o sulla pizza, belli belli belli, fanno un effetto splendido. Io faccio anche delle carote tagliate finissime al burro, timo e poi da ultimo metto una spolverata di semi di sesamo nero, favolose. Questi costano 2,50. Paprika. Questa è quella dolce e 1,20 euro. Curry piccante, 99 centesimi. Curcuma in polvere, 99 centesimi anche lei. Tandoori Masala, che è un mix di spezie. Precisamente, allora, sale, coriandolo, senape, estratto di barbabietola, fieno greco, pepe nero, cipolla in polvere, cannella, aglio in polvere, cumino, noce moscata, zenzero, cardamomo, chiodi di garofano, paprika, peperoncino in polvere, sedano, estratto di spezie, alloro,
Colori naturali, estratto di paprika, estratto di curcuma, rosso ossido di ferro, olio di limone, acido citrico e antiagglomerante. Anche lei viene 1,50. Pensavo di aver preso due cose uguali, abbiate pazienza. E poi ho preso la paprika forte, che è costata 1,20 euro. Infine, non infine, ma infine per questo reparto qua, ho preso il sesamo bianco, che è costato anche lì 2,50 euro. Come prezzi sono assolutamente ottimi, soprattutto per le spezie. Se come me ne usate tanto, comprare barattolini classici al supermercato vi svenate. Invece io mi trovo con queste qui, mi trovo molto bene, sono molto molto più economiche. Anche perché veramente, se come me ne usate parecchie, un barattolino così vi può, cioè il classico barattolino da 40 grammi vi può durare anche un solo utilizzo. Quindi è sprecato. Poi, sempre lì al negozietto, l'estratto di vaniglia. Io ho preso questo qua non colorato, c'è anche quello colorato. Questo è quello che si vede spesso nelle ricette degli americani, che loro usano tantissimo. E costa 1,89 euro. E io l'avevo già, mi trovo bene con questo qui. E infine ho preso queste formine per i dolci, che voglio utilizzarle sia così che dall'altro verso per fare dei cestini, che al contrario per fare dei cestini. Solo che sono un'asina e ne ho preso un pacchetto solo. Mi tocca fare quattro tortini per volta. Sono veramente un'asina. Dovevo prendere almeno due, se non tre. Queste qua sono costate 2 euro. E col reparto spezie e oriente abbiamo terminato. E passiamo a un pezzettino di spesa che ho fatto da tuo dì. Ho preso la fecola di patate. Vi dico anche i prezzi. Fecola di patate della Pedon, 69 centesimi. Poi ho preso la farina di riso biologica, 1,15 euro. L'amido di mais a 55 centesimi. I semi di chia o chia, non mi ricordo mai come si pronunci, a 2,49 euro. E i semi di girasole a 2,25 euro. Ho comprato questi tre ingredienti, l'amido di mais, la farina di riso e la fecola di patate, perché vorrei provare a fare qualcosa per i celiaci. E siccome ho scoperto che una cara amica dei miei genitori è appunto celiaca, mi piacerebbe un giorno invitarla e cucinarle un menù speciale, però devo fare un po' di pratica. Quindi tenterò qualche ricetta che se vi riuscirà condividerò con voi più che volentieri. Mi piacerebbe provare come prima ricetta la tenerina, e poiché contiene veramente la torta tenerina al cioccolato, poiché già di suo contiene veramente un minimo quantitativo di farina, quindi il fatto di sostituirla con un altro tipo di farina di un'altra non di frumento non dovrebbe causare problemi. Quindi ci proverò. E mi piacerebbe moltissimo, anche perché io quando mi affeziono a una persona mi piace molto evitare la cena, e soprattutto quando magari ha problemi alimentari mi piace poterla accontentare, mi piace poter fare in modo che tutti si mangi la stessa cosa e si sia tutti uguali e felici, senza distinzione. E direi che è tutto, il mio video haul finisce qui. Vi ringrazio tantissimo, vi lascio l'indirizzo del negozietto e a Savona di spezie, perché secondo me è spettacolare, ha anche tantissime robe per la cucina giapponese, e cioè veramente bellissimo, bello, 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 e io lo trovo molto molto pulito, quindi consigliatissimo. Grazie a tutti.
Vi auguro una buona serata, una buona giornata a seconda di quando state guardando questo video e ci vediamo con la prossima ricetta. Un bacione, ciao, grazie!